sta girando. No, no. Non c'è l'autista, e siamo nel futuro. Ragazzi, nell'ultimo periodo abbiamo fatto veramente tantissime cose, siamo finiti in un paese ghiacciato, io dico questo, era pieno di neve, pieno niente spoiler. Poi siamo anche finiti in America, insomma abbiamo fatto veramente tante cose. In questo vloggazzo vedrete qualcosina, ma nel prossimo periodo ne usciranno altri dove vi faremo vedere un po' il tutto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati. E niente, io direi di cominciare con il vloggazzo. Sulla macchina c'ho una bugna, cioè praticamente è una deformazione della carrozzeria. Abbiamo visto su dei siti cinesi che c'era una soluzione fai da te per mettere a posto questa imperfezione, utilizzando tipo una ventosa o un macchinario che ti risucchia fuori la bugna e quindi te la rende di nuovo liscia. Esatto. E poi costava pochissimo, c'è da dirlo. Quindi è arrivata, proviamola. Sono tipo le ventose che utilizzano i carrozzieri per sistemare le auto o una roba del genere. In teoria dovrebbe sistemarmi la macchina. Vediamo se me la sistema o me la distrugge. Allora, non lo so quanto io voglia fare questo. Questa cosa. Perché? Ho letto le istruzioni e in teoria, cioè, io dovrei attaccare questi tappini alla mia macchina con la colla caldo. Cosa? C'è scritto, ti giuro, c'è scritto attacca con la colla caldo questi tappi e poi tirali. Cioè, io devo attaccare con la colla e poi dopo chi lo toglie? Dice con la colla caldo fai così, attaccalo qua e dopo utilizza questo per tirare questo arnese qui, così. Ah. Ma poi loro qua hanno una spatolina, cioè vedi, hanno una spatolina con cui poi tolgono il pezzettino. Beh, la spatolina ce l'abbiamo. Sì, ma la spatolina graffia di sicuro la vernice. Dai, adesso devo sul serio rovinare l'auto per fare sta cagata. Ma io pensavo avesse una ventosa. Anch'io. Ma secondo me dall'immagine non c'era sta roba. Ma io non, cioè, non l'avrei mai preso. Ma io infatti pensavo fosse una ventosa, no? Che si attacca e poi tu tiri. No, non è una ventosa, devi attaccarla con la colla calda. Ma ora ci credo che costa così poco. Tira semplicemente indietro un pezzo di plastica. Non ho la colla caldo. Non ho la pistola della colla caldo e non ho la spatola. Scusa, io come faccio? Anche se volessi farlo. Non mi dà gli attrezzi. Sono passati un po' di giorni e direi che è arrivato il momento di prendere il materiale necessario, quindi andiamo al negozio. Raga, comunque non vorrei dire, ma quanto c'ha stile la nuova borraccia di Airup all'interno dell'auto di David, cioè è proprio in sintonia con l'amore che ha David per i colori. Guarda qui, tutto quanto bello colorato. Ascolta, i colori sono l'essenza della vita. E infatti tutti vestiti di nero. Hai la borraccia nera, hai il telefono nero. E poi mi sono accorto di una cosa, cioè tu sei tutto quanto nero ed Airup ti ha inviato questa borraccia nera di metallo, ok? E io invece non l'ho fatto apposta, ti giuro. Sono vestito in questo modo, con i pantaloni marroni e bianchi, ed Airup mi ha inviato questa borraccia. Cioè, letteralmente siamo vestiti come le borracce senza neanche volerlo. Nessuno ci crede in questo momento, lo sai, vero? Tutti dicono no, hanno fatto apposta. No, ti giuro, beh, hanno fatto apposta. All'inizio pensavamo di cavarcela con solamente questo attrezzo qua, ma come vedete alla fine siamo pieni di oggetti che non erano inclusi nel pacchetto, quindi siamo pronti con tutto il necessario. Ovviamente abbiamo dietro anche l'idratazione di Airup, fondamentale per sempre idratati ogni impresa. Quindi direi di iniziare. No, vecchio, c'è una quantità di zanzare indecente. E cosa devo fare? Cosa vuoi che faccia? Via, su. Devi picchiarle con la borraccia di acciaio di Airup. L'hanno resa più potente per quello. Qua c'è un sacco di questi cosi. Devo scegliere quale di questi attaccare sull'ammaccatura, però. In base alla dimensione. In base alla dimensione, dici. Sì. Questo sarà il prescelto. No, vabbè. No, vecchio, è indecente. Cioè, ma quante zanzare? È indecente. Non capisco. Armati, è arrivato il momento. Andate via. Acciaio. Si sa che le zanzare hanno paura dell'acciaio. Allora, dai. Si è scaldata qua la colla caldo. Allora, bestia. Allora. È accesa. Hai premuto il tasto on. Non c'è un tasto. Ah, ecco, ecco. Devo riempirlo. Posso dire che mi sembra che stiamo facendo un life hack. Vero. Ok. Poi, velocemente questo. Devo attaccarlo qua. Buttalo. In mezzo all'ammaccatura. Adesso lo tengo premuto un po'. E poi aspetto che si secchi la colla caldo. Nel mentre che aspetto che questa colla a caldo si attacchi alla mia macchina, vi volevo dire che se volete provare Airup abbiamo un codice sconto, ovvero DF Steel, che vi permetterà di avere il 10% di sconto su tutto quanto il loro sito. Quindi sia se volete provare le nuove borracce in acciaio, sia se volete provare quelle vecchie oppure prendere dei pod, insomma qualsiasi cosa. Vi lasciamo sia un codice QR qui da qualche parte. Te lo piazzo in faccia in questo momento, eccolo lì.
Grazie, grazie. Però in realtà c'è anche il link sotto in descrizione. Quindi mi raccomando, usate il codice sconto. Detto questo, noi cerchiamo di capire quando sarà pronto questo coso. Soprattutto io sono curioso di capire se si staccherà. Vecchio, ma se non si stacca cosa faccio? In che senso? Cioè, se sta roba non si staccherà mai. È attaccato? Vecchio, attaccatissimo. Sì, davvero? Vecchio, questo è bello attaccato. Ho paura. È il momento della verità. Vediamo. Con cautela. Allora, io devo riuscire ad agganciarlo questo così. Allora, questo c'ha i piedini di gomma. Perfetto, adesso dovrei tirare. Oddio, oddio, cos'è questo rumore? Oddio, sta facendo qualcosa sul serio però. Si sta muovendo un po'. Oddio, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ah! Che paura, Madonna, che paura, pensavo avessi devastato l'auto. No, si è staccato il coso dalla colla a caldo. Guarda, Dio. Sembra la roba di Spider-Man, guarda, vero? A parte gli scherzi, c'è ancora l'ammaccatura, ma è molto più piccola. Allora, intanto vediamo se si stacca sta collaccia. Oh, è il momento. La spatola. È il momento della spatola. Vediamo. No. Forse con l'alcol. Forse con questo riesco a toglierlo. Guardalo! Boom! Come l'ha staccato! Pazzesco! Dopo un'ora qua a provare a mettere a posto, questo è il risultato. Beh, questo è il prima, guardatelo attentamente, e questo invece è il dopo. Io direi, votate voi nei commenti cos'era meglio. Però sono contento che si siano staccate le robe. Almeno quello. Tu lo useresti sulla tua macchina. Ma io sto bene così. Signore e signori, benvenuti in questo incredibile game show marcio. Esatto. Abbiamo l'ufficio vuoto e quindi abbiamo detto, vabbè, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo sfruttare il fatto che è totalmente senza pareti. Però direi un attimo di spiegare le regole. La zona di gioco è composta da due campi, il mio a destra e quello di Fred a sinistra. Sul fondo di ciascun campo si trova un palloncino riempito di elio, che si potrà spostare e regolare in altezza. L'obiettivo del gioco è proteggere il proprio palloncino e cercare di scoppiare quello dell'avversario usando delle freccette. Al centro del campo ci sono tre file di scatole di cartone, che serviranno a costruire un fortino per difendere il palloncino. Ogni giocatore inizierà regolando l'altezza e la posizione del proprio palloncino. Una volta fatto, potranno accedere alla prima fila di scatole per costruire la difesa. Le scatole devono essere posizionate una alla volta e devono essere tutte a contatto tra di loro. Si inizia dalla scatola già presente sul fondo del campo e solo quando tutte le scatole della prima fila sono state correttamente piazzate, sarà possibile accedere alla fila centrale per rinforzare la propria fortezza. La mia sarà una strategia di velocità e depistaggio. Cosa vuol dire? Praticamente voglio prendere le scatole dalla mia fila, collegarle tutte quante tra di loro a questo muro qua e lasciare praticamente metà di questo muro lì, in quel punto in cui è in questo momento. Perché così posso subito accedere alla fila successiva di scatole e ho un vantaggio perché inizio a rubarle a David. Allora, io ho pensato che noi esseri umani agiamo bene quando siamo sotto pressione, quindi non ho pensato a niente. Questa è la mia tecnica, nel momento del bisogno il mio cervello penserà a cosa fare. Io sfrutterò l'adrenalina. Prima fase, costruzione del fortino. Giocatori in posizione, 3, 2... 1, via! Ok, ok, allora, la prima cosa è decidere dove mettere il palloncino. Ah, è vero, aspetta! Ho sbagliato! Ragazzi, le regole sono ben chiare! Speed, speed! Guardateli come si muovono, con tecniche leggermente differenti. Non so dove metterlo! Il mio piano sarà infallibile! Il primo che finisce di togliere i cartoni dalla sua parete avrà l'accesso anche alla parete in mezzo, quindi il primo che riesce a costruire tutto quanto avrà un vantaggio operativo rispetto all'altro. Ho capito, una tecnica incredibile che utilizzerò. Sembra di giocare a Minecraft nella vita reale, comunque, cioè. È come costruire un fortino di blocchi di legno di Minecraft. Oddio, ma cosa sta facendo, Fred? No, David, sei sicuro di voler fare in quel modo, vecchio? È arrivato il momento di prenderli da qua. Ah, Fred, ha sbloccato la parete in mezzo! Ha usato la tecnica! Ma io ti vedo il palloncino! Ma vecchio, ma sei lentissimo! Mi ha già visto il palloncino, non è giusto! Devi fortificarlo adesso 100 volte di più! Ti disintegro! Davide è partito in quarta! È impazzito! È impazzito! Devi rimetterli a posto quelli e poi riprenderli! Non li uso! Ormai stanno finendo i blocchi! Ma è impossibile da buttare giù sta roba, ma come fa? Cioè, Fred, che è pieno di scatoloni, non so neanche più dove mettere nella fortificazione. Ormai ha occupato tutto il campo. Nel frattempo David sta inspessendo il suo grande muro, visto che ormai la posizione del palloncino è stata individuata. Non avrei mai pensato che fosse così difficoltoso spostare degli scatoloni. Finalmente anche David ha accesso alla parete centrale. Ok, l'ultimo blocco! Sì!
È mio! E c'è la Fred! L'ultimo blocco! Signori, dichiaro conclusa la fase di costruzione! Com'è? Siete senza fiato? Avete corso un pochino? È morto! Cioè, la tua tecnica è il cumulo di scatole! Hai usato una tecnica del piffero, te, allora niente! La mia tecnica si chiama ottimizzazione dei tempi e delle risorse! Ma secondo me questa è più forte, eh! Cioè, vecchio, prima di arrivare là in fondo! Ne hai da fare, amico? Che entri in gioco la ruota! Completati i fortini entra in gioco la ruota delle armi. Ogni giocatore la girerà a turno e l'arma che esce potrà essere usata per attaccare il fortino avversario, cercando di liberare lo spazio davanti al palloncino nemico. Quando un giocatore riesce a esporre il palloncino dell'avversario, può decidere se continuare a usare la ruota per attaccare o se lanciare direttamente una freccetta per cercare di scoppiare il palloncino e vincere la partita. La mia strategia era quella di creare tipo un fortino, che è una specie di castello. Però voglio chiederti, la tua strategia qual era? La mia strategia iniziale era sfruttare l'adrenalina per pensare meglio, ma non ha funzionato bene. Cosa vuol dire sfruttare l'adrenalina? L'uomo, quando è in situazioni di pericolo, il cervello parte e pensa, no? Quella incredibile strategia mi ha portato a questo. Però, se posso dire, non per forza fa schifo. Nel senso che effettivamente è bello tozzo, cioè non so se riesco a buttarlo giù, eh. Se non sbaglio, poi l'incredibile regia di questo Game Show March me lo confermerà o meno. Oh, Game Show March intanto? Ma chi c'è? Scusa, eh! No, no, questo è un Game Show nobile. La regia nobile di questo Game Show nobile mi conferma, vero, che si può attaccare la fortezza avversaria solo da dietro la propria fortezza? Cioè puoi lanciare gli oggetti solo dall'ultimo blocco della tua fortezza, quello più in avanti. Tira una linea, quindi la mia linea parte da lui. Da chi inizia? Sasso, carta, forbice. Come fate a fare sasso, carta, forbice da questa distanza? Sasso, carta, forbice. No! Inizio io. Su ogni spicchio di questa ruota c'è o uno strumento d'attacco o una carta azione. In base a quello che viene fuori, succederà qualcosa. Vediamo la prima cosa che mi esce. Il pollo! Il pollo! Ma dai, vecchio! Il pollo! Eccolo qua. Tu con quel polletto vuoi devastare questa fortezza qua? Allora, devo capire come sfruttare questo pollo al meglio per buttare giù quella fortezza. Secondo me, il suo dannato palloncino è qui vicino. Per fare il figo, no? Ah, lo metto qui vicino, lo frego. Perché non penserà mai che sono così coraggioso da avvicinarlo all'avversario. E invece, tu sei solo un pollo. E che inizi il primo round. Iniziamo col botto. Ma che lancio, eh! Io volevo beccare quello sopra! Cioè, volevi beccare quello sopra e hai beccato le fondamenta della mia struttura! Ma hai fatto qualcosa? Hai fatto solo il rumore del pollo? No, non ho fatto niente. Io confido nella mia fortuna. Ti prego, una bella arma. Non ci credo! Un noodle! Fa schifo! Sì. Volevi essere il suo nobile strumento. Questo gioco durerà 6 ore minimo. Allora, il palloncino, se non sbaglio, era nella zona quella lì più fortificata. Quindi provo a lanciarlo lì. Magari riesco a prenderlo di lato, fa un twist incredibile e butto giù tutto. E che non finisce più sto gioco. Ma cos'è sto gioco? Se andiamo avanti di polli e pool noodle, qua non cade nulla. Non abbiamo la luce, qua non possiamo finire di notte. In 2 turni non è successo niente. Dopo numerosi tentativi ci siamo resi conto che gli strumenti che avevamo da attacco erano totalmente inutili contro questi fortini, cioè facevano schifo. Quindi abbiamo voluto modificare un attimo la ruota per renderli più potenti. Di conseguenza riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Palla da basket. Ecco, ora cominciamo a ragionare. Ma vecchio, ma hai fatto quasi come il pollo. Niente si è mosso. Nulla. Hai fatto un tiro un po' penoso, se posso dire. Di cosa hai fatto il cartone? Dai, vediamo te cosa fai. Io spero di avere qualcosa di molto più forte. Ti prego. Il razzo! Diciamo che è un razzo particolare. Molti di voi in questo momento magari penseranno a un ordigno esplosivo, un fuoco d'artificio incredibile. La verità è che il razzo è Nicola su uno skateboard elettrico che dovrà andare alla massima velocità contro gli scatoloni di Davide. Sei pronto? Vai! 3, 2, 1, vai! All'attacco! Bella patria! Che è successo? No, vabbè,
ma il razzo è potentissimo! Vecchio! Hai devastato tutto! Meno male che di là ci sono delle file di materassi, perché sennò ero spacciato! Abbiamo effettivamente reso la ruota più distruttiva. Grazie, Velina. Lei assomiglia molto a un razzo che mi ha colpito prima. Pollo, pollo! No! La mazza! Signor David, adesso lei avrà a disposizione questa fantastica mazza per poter distruggere con un colpo ben deciso i blocchi di Fred. Però sarebbe troppo facile farlo così, no? Avrai questa benda. Questo serve perché sennò c'è il rischio che veda il palloncino dove è nascosto. Dovrai avvicinarti a casaccio, nel punto che vuoi, e quando penserai che è il momento, scagliare un bel colpo. Uno solo? Un solo colpo bendato. Ok, io posso avvicinarmi e usare le mani, vero? Perché ho paura. Fred, se sei nella zona, allontanati. Vuoi colpire lì? Sei sicuro? Sì, faccio così. 3, 2, 1. Hai fatto dei danni. Ho fatto dei danni. Così tanti. Non lo so. Torna in base. Devo torna tornare in base. Indietro. Non puoi vedere. Accendi la cieca fino al tuo accampamento. Cosa ho fatto? Ho fatto questi due qua. Ma dai, vabbè, dai, meglio che niente. Finora è la cosa più potente che ho fatto. I guantoni da box. Ok. Allora, Fred, avrai a disposizione questi guantoni. Potrai tirare due ganci, uno per guanto. Ah, ok. Avvicinandoti a David con la benda. Ok. Io all'inizio ho visto più o meno dove era il palloncino, quindi devo mirare più o meno in quella zona in modo da scoprirlo per poi colpirlo direttamente. Se non ricordo male, il palloncino era qui dietro a degli scatoloni. Qua teoricamente dovrebbero esserci. Quindi se tiro un bel pugno, dovrei buttarli giù. E questo era uno. Ma non è giusto. 3, 2, 1. Ma quanta roba ho buttato giù, scusa. Conta come pugno effettuato. Assolutamente. Ma cavò. Però non vedo ancora il palloncino, cazzo. No, no, no. Cacchio. Questo è potente. È ancora nascosto il palloncino. Pallina da tennis. Vabbè, poteva andare peggio, dai, vediamola così. Ho tre palle a disposizione e devo riuscire a disintegrare il muro. E disintegrare. Lo disintegro addirittura. Non c'è niente ha fatto. Ora concentrati. È dentro. Che non ha fatto nulla. Ah, ma è entrato dentro. Sì, ha fatto il buco. Ha fatto un buco. Vabbè, se lo attacchi di nuovo magari cade. Dai, nel buco in mezzo. Ma non fa niente. Perché sono troppo forti queste scatole. Non fa nulla. Ma infatti quella è una delle armi più deboli che c'è sulla ruota. Attenzione. Salta al turno. Sì, dammi. Pallone da calcio. Questo mi piace. Ma che cacchio? Ma vecchio, ma che... Il game show più marcio della storia, signori! Che scenografia è questa? Produzione! Io punto a disintegrare totalmente le fondamenta. Le disintegra completamente, secondo me, ragazzi. Tramite la forza dei muscoli delle mie gambe, riuscirò a distruggere questo muro. Ma cosa vuoi fare? Vecchio, le fondamenta non le butti giù. Basta. Dopo questo tiro ho capito che le fondamenta sono indistruttibili. Grazie. Devi buttare giù dall'alto, non dal basso. Qualcosa di bello. Posso togliere 8 scatole dal fortino di David. Ascolta, non prendiamoci in giro qua. Togli le 8 scatole lì davanti al palloncino. Che palle. Eccolo! Ma eccolo che lì! Palle. Adesso Fred, visto che ha rivelato la posizione dell'obiettivo nemico, può decidere ogni turno se fare un solito giro di ruota per sbloccare uno strumento d'attacco, oppure cercare di vincere direttamente la partita con un lancio di freccetta, cercando di far scoppiare il palloncino di David. E il tuo obiettivo è far scoppiare quel brutto pallone gonfiato. Mi sa che ho la giuria un po' di parte. Io, grandissimo game master, chiedo la freccetta. Ci provo, voglio capire se è fattibile oppure devo togliere ancora un po' di scatoloni. Ecco lei, messere, questa okay. È la punta della vittoria. Vediamo. Neanche di così lontano, eh. Ok, mi sa che d'ora in poi proverò a scoppiare il palloncino. Datemi la mia distruzione, devo muovermi. Oddio, che fortuna! Per poco c'era il razzo. Pallone da calcio. Voglio colpire quei due sopra. Madonna! Sì!
Che il bello è che lui si gasa, ma non sa nemmeno dove si trova il palloncino. Ti hai voluto fare il furbo, è qui davanti, è sotto il mio naso. Io faccio un altro tiro. Questa è quella buona. Che schifo di partita, ragazzi. Vergogna. Adesso però ti faccio vedere i tuoi sforzi a cosa sono serviti, ok? Perché la mia strategia era rapidità e depistaggio, in modo che tu non sapessi bene dove tirare. Ebbene, il mio palloncino era qua in fondo. Ma sì, ma lo sapevo, cioè immaginavo, era lì in fondo, l'hai lasciato qua. Cioè, come facevi a bucarlo questo? Fatto, ma non è impossibile. Cioè, secondo me se prendevi il razzo e lo buttavi in mezzo, ti spianavi la strada, eh. Vediamo se effettivamente questa teoria è vera. Per la scienza, quest'oggi, signore e signori, vedremo il razzo nella sua massima potenza. 3, 2, 1, via. Vai, vai. Madonna! Che basso! Ragazzi, ho bucato troppe scatole! Non capisco più niente! Ma l'ho visto che dopo hai accelerato di nuovo la seconda volta, maledetto! Due accelerate mi hai fatto! Devo dire che il razzo comunque si dimostra potente. Ragazzi, buongiorno, oggi siamo in partenza per un viaggio veramente interessante. Dobbiamo andare fino in America e parlo al plurale perché teoricamente qua ci dovrebbero essere Davide e Nicola. Solo che Davide è andato a prendere Nicola e teoricamente doveva essere qua alle 7, in modo che partissimo con calma per le 7:15, 7:20. Solo che in questo momento sono le 7:45 passate. Eccolo qua, signori e signore, gli svizzeri. Perché, ma da quando è che sei uno svizzero? Che una precisione così non l'ho mai vista in vita mia. Andate a e tutti andate. Io avevo calcolato tutto giusto. Avete tutto mandato tutto giusto, in vacca. Che? Tutto in vacca avete mandato. Nonostante fossimo un po' preoccupati di perdere il volo, fortunatamente siamo riusciti ad arrivare in tempo per fare il check-in. Partiamo con il primo volo. Andiamo verso Dublino prima. Dopo 2 ore di volo abbiamo fatto scalo a Dublino e, preso dalla fame, Fred ha cercato qualcosa da mettersi sotto i denti, solo che ha sopravvalutato la qualità della pasta dell'aeroporto. Tant'è che da quanto fosse rancida, puzzolente e dolcissima, non è proprio riuscito a finirla. Io vedo portare addietro questa pasta per tutto quanto il tempo perché non c'ho voglia di finirla perché è terribile. No, ho fatto una cagata. Senti che puzza sta pasta. No, devi buttarlo. Ma perché te lo sei portato dietro? Senti che puzza. No, io non lo tocco. Dai, non lo tocco. Un attimo. Non lo tocco. Vuoi averlo a fianco per tutto il tempo? Così, dai. Adesso sembra che è mio. Dai, tieni. Ma no, devo prendere la roba. Tienilo. Hello. Devo davvero salire io con questo. E ora partono 11 ore di divertimento e sballo. La disgusto pasta non sarebbe stato l'unico cibo che avremmo assaggiato. Difatti, in voli così lunghi è sempre previsto un pasto per smorzare la fame in 11 ore di viaggio. Comunque ci hanno portato il cibo a noi, però nella realtà dei fatti io qua ho ancora una bella scorta. Se volete ve la condivido. No, a parte gli scherzi, devi assaggiarla. No. Non l'hai ancora assaggiata. Non mi interessa, ma cagare. Dai, dopo, alla fine. Deciso di tenermi il meglio per ultimo, abbiamo quindi iniziato ad assaggiare le invitanti pietanze che ci avevano appena servito. Non so di cosa sa, ma non è buono. Fa schifo ma è mangiabile. È molto dolce, però vabbè, è una pasta brutta. Sono curioso da Fred di sapere se questa pasta è migliore rispetto a quella pasta là. Vecchio, preparati che quella pasta è 100 volte peggio di sta roba. Questo è proprio Gordon Ramsay. Eccola qua, assaggia. Vecchio, che schifo. Quanto hai pagato da sta roba? Questa roba 7 euro. Oh, è letteralmente la pasta peggiore che abbia mai mangiato. Lo so. Dai Nicola, fallo per il popolo. Quello lì. Dopo cagare. Ma è zuccherata? Sì. Che schifo. Se ci pensi, è dolce, quasi zuccherata. C'ha dentro i capperi, quindi è tipo aspra, quasi aceto. È proprio lo schifo. Assaggi e pretzels. Cioè, prendine tipo tanti, non annusarlo, mangiali e basta. Ha un sapore straforte, no? Questo è un piedone di troll che non si lava da su 7 mesi. Terrificante quei prezzi. Oh. Finalmente, dopo questo viaggio infinito, siamo atterrati a Los Angeles. Successivamente ci siamo diretti verso il noleggio dell'auto che avevamo prenotato. Come fa ad essere 2,5 km di distanza? Boh, allora, a me sembra strano che dobbiamo andare così tanto lontani. Per via della stanchezza e delle dimensioni spropositate dell'aeroporto, raggiungere il noleggio è stato piuttosto complicato. Non so dove dobbiamo andare. E dobbiamo camminare un quarto d'ora nei parcheggi sotterranei. Ma dopo mille peripezie siamo finalmente riusciti ad ottenere la macchina che avremmo avuto a disposizione per tutto il viaggio.
viaggio. Eccola qua! Enorme. Ah, l'unica cosa per cui sorrido è la targa con scritto California. E voilà! Ah, adesso si comincia a ragionare. Bene, vediamo dentro com'è. Eccoci qua, nell'astronave. Mamma mia, è proprio una macchina americana questa. Allora, vediamo se hanno lasciato delle armi. Che macchina abnorme. Posso letteralmente fare così con le mani davanti e non toccare David. Obiettivo, arrivare in hotel. Ma che roba! Fa vedere la strada che dobbiamo fare. Wow, ma cos'è, in 3D tipo? Sì. Che figata. Ma è GTA sul serio sta roba. Bene, partiamo. Vecchio, stai calmo. Sai, non accelero molto, sta macchina che è pazza. È matta, è fuori di testa, io non voglio fare il pazzo. Comunque è stranissimo vedere queste strade, perché letteralmente io, avendo giocato tantissimo a GTA 5, riconosco proprio queste vibes. Questi pali della luce, li vedi, li prendevo sempre tutti con l'auto. Evitiamo adesso. Spero che sia comodo il letto e che ci sia l'acqua calda per fare la doccia. E possibilmente non mi chiedano 8.000 euro a notte. Vediamo il momento della verità. Ma chi è? Ma che è strano? Qua non solo hanno i macchinoni, qua c'hanno anche i lettoni. Nel mentre che dormivi, ho fatto queste foto e questi video per immortalare anche la bellezza del tuo cappuccio. Vuoi vederli? Sì. Beh, sembri tipo Assassin's Creed. Sembra che mi stanno risucchiando l'anima. Siamo sopravvissuti al viaggio, per ora. Domani, esplorazione della città. E inizia così ufficialmente il nostro primo giorno a Los Angeles. Nicola è già andato giù a fare colazione, però non ha chiesto se avevamo la colazione inclusa, quindi lui è andato a mangiare così e gli hanno fatto: oh, ma tu hai la colazione? E lui fa: Lo so. E allora gli hanno messo $30 da pagare, però teoricamente ce l'abbiamo la colazione, no? No. No. Non penso. Ma scusa, ma tu hai pagato? No, sono fatto un po' di movimenti magici, okay. Ho ottenuto finalmente questi coupon. Quindi abbiamo la colazione. Abbiamo la colazione inclusa, ragazzi. Nice. Ma secondo te cosa mangiano a colazione qua a Los Angeles? Cosa mangiano? Tipo hamburgerozzi. Spero di no, ci saranno le ciambelle, dai. Secondo me saremo sorpresi da quanto è salutare. C'è della frutta, c'è del salmone, waffle, c'è un sacco di frutta, bacon, salsiccette, patate, uova, niente hamburger. Nel nostro hotel dovrebbe esserci una palestra, una piscina, forse anche una spa. Il dubbio è: abbiamo queste cose incluse oppure dobbiamo pagarle? E soprattutto dove sono e come sono fatte? Quindi andiamo ad esplorare. Cosa facciamo? Non c'è una mappa, non c'è qualcosa. Andiamo giù o su? Io proverei ad andare su. Andiamo all'ultimo piano. Vediamo. Ultimo piano. È uguale. È identico, non c'è nulla. È così noioso. Sto hotel. Beh, andiamo, vai. Ok, thank you. Cioè, abbiamo fatto 3 secondi di esplorazione dell'hotel e già ci ha beccato la security. Allora, devo dire che quando ho girato l'angolo e ho visto lui tutto vestito di nero avvicinarselo lì, ecco, è finita. Non dovevamo venire al rooftop. Questa è tipo la zona chill. Qua c'è scritto: attenzione, se uno ha la diarrea o l'ha avuto la diarrea negli ultimi 14 giorni, non può entrare. Beh, è giusto. È giusto, però è strano. Deve essere specificato. Cioè, vuol dire che tanta gente, quanto pare, entra in sta piscina con la diarrea, se non so cosa dire. Diciamo che questa è la cosa più degna di nota dell'hotel. Sì. Cioè, pensa che qua c'è sto clima tutto l'anno. Ho sentito che c'era gente di Los Angeles, però, che diceva che siccome il clima è sempre uguale, tu non ti rendi conto di come passa il tempo. Da noi ci sono le stagioni, quindi ti rendi conto che è passato un anno, è passato un anno e mezzo, è passato 6 mesi. Qua, siccome il clima è sempre uguale, non ti rendi conto che passa il tempo. Quindi magari arrivi un tuo amico e fai: ehi, ciao, da quanto tempo è? Ormai sarà 8 anni che sei lì. Che 8 anni fa? Come è possibile? Comunque, ragazzi, veramente fuori di testa la dimensione delle macchine. Io scommetto quello che volete che dal video non si capisce quanto cacchio sia grossa sta macchina. Cioè, per piacere, Davide, vieni qua, facciamo un comparison. Letteralmente puoi fare una sfilata di moda con sta macchina. Gigantesca. Bestia enorme. Enorme. Sai cos'è? Che questo posto è gigantesco. C'è un sacco di roba, ma allo stesso tempo non c'è niente. Qua a piedi non fai niente. Serve l'auto per forza. La verità è che in GTA è tutto molto più comodo, perché guarda quante macchine avresti a disposizione. Esatto. Eccoli lì. Ma sbaglio, si stanno fermando vicino al nostro hotel. Cosa ha fatto Nicola? Guarda che figata. Ma che roba. Vecchio, prendilo. E non c'è nessuno. Prendilo, l'hanno lasciato incustodito. Prendiamolo. Sono usciti tutti. Uno può arrivare e saltare su e prenderselo, perché tanto è in moto. Una volta finita l'esplorazione dei dintorni, siamo saliti in macchina per spostarci poco lontano e registrare un video. Era davvero assurdo guidare nelle autostrade di Los Angeles. Tanto per iniziare, ci sono un'infinità di corsie. Ovunque ti guardi attorno c'è pieno di cartelloni pubblicitari di avvocati, talvolta
volta molto pacchiani, devo dire, e osservando il cielo tingersi di rosso al tramonto non si può fare a meno che sentirsi come all'interno di un film americano, però nella vita reale. Insomma, sembrava tutto quanto magico, ma ad un certo punto... Cos'è sta roba? Sul telefono ce l'hai! Ce l'abbiamo tutti! Silver Alert, missing. Minchia, ho letto home missile invece che missing. Porca miseria. Missing person, hanno perso qualcuno. Hanno perso una persona. What? Arriva a tutti l'avviso che c'è una persona scomparsa. Se visto, chiama il 911. Allora, diciamo che a parte la notifica allarmante che ti fa cagare in mano perché sembra che stai in un terremoto, è una cosa efficace che tutti lo ricevono questa notifica. Io pensavo che la Cina avesse deciso di attaccarci. Ma sul serio? Tu non hai idea di quanto io mi sia cagato addosso? Io ho letto missile, non missing. Cacchio di missile. Sto un giorno a Los Angeles e lo bombardano. Devo ammettere che un sistema di questo tipo sembra essere molto utile per situazioni di emergenza come questa. Difatti, fortunatamente, poco dopo ci è arrivato un avviso che comunicava il ritrovamento della signora scomparsa. Essendo oramai orario di cena, abbiamo pensato di andare a mangiare in un posto molto particolare. In-N-Out dovrebbe essere un fast food molto famoso in America, che però c'è solamente in California, quindi non potevamo non provarlo. Ma non mi sembra facciano chissà che roba. Alla fine c'è hamburger, cheeseburger e un double double, che è praticamente un doppio cheeseburger. Puntano sulla qualità probabilmente. Beh, sul prezzo, perché costa poco. Ah, è vero. Dopo aver ordinato tre double double, siamo rimasti sorpresi dall'immensa quantità di personale e da come tutto il fast food sembrasse come rimasto congelato negli anni 50. Ci abbiamo il cibo! Beh, devo dire che è figo il panino. Vediamo se tutta questa coda è giustificata. Beh, buono, buono, sa di Big Mac. Non è la fine del mondo più spettacolare dell'universo, però è un panino buono. Ma tu hai visto che puoi controllare l'iPhone con gli occhi? In che senso? C'è il tracciamento oculare. No, non sapevo. Provaci, è assurdo. Vai in impostazioni. Poi? Accessibilità. E ci dovrebbe essere tracciamento, movimento degli occhi, una cosa del genere. Tracciamento occhi. Segui il punto mentre sposa sullo schermo. Vedi, adesso tipo ti fa un tutorial, una roba che devi guardare i vari puntini e lui ti traccia gli occhi per capire poi come tracciare. Ok, posso non consentire. Oddio santo. Ah, non è perfetto come puoi vedere, però è figo comunque. Per testare se effettivamente funziona o meno questo tracciamento degli occhi, ti ho preparato un test. Okay. Che tracciamento degli occhi? Ti ho preparato un test. Ok. Ti ho preparato delle immagini per vedere in che punto guardi. Tipo, vedo che in questo momento stai guardando un po' al centro di quella cappa. Io non so per quale motivo tu stia guardando lì, però... Non è vero. Guarda dov'è? Vecchio, sta andando, è tutto sballato. Prayers that change things. Non funziona sta roba. Io non ci credo che non stai guardando quel punto. Cioè, io sto guardando il centro della cappa adesso, il centro perfetto, e non va. Vabbè, non funziona. Ma dai, ma sembrava fighissimo. Ma te l'ho detto che non andava. Ah, comunque, prima, mentre stavamo facendo l'incredibile test di questa funzionalità dell'iPhone, mi ha chiamato un nostro amico che si chiama Fabio, perché dobbiamo fargli un favore, portare delle pizze a una festa qui ci ha invitati. Siete liberi o siete incasinati? Quindi la missione è prendere le pizze. Una volta messi in marcia, abbiamo attraversato Hollywood, trovando la pizzeria in cui avremmo dovuto prendere le pizze. Giusto un paio di pizze abbiamo qua. Dopodiché ci siamo diretti verso casa di Fabio, che fortunatamente abita a qualche isolato di distanza dalla pizzeria. Permesso. E alle pizze adesso. Ciao, hello. Pizza delivery. E dopo qualche oretta passata in compagnia, abbiamo deciso di andare alla Walk of Fame. Ovviamente, essendo Hollywood, non possiamo non andare a vedere le stelle dei famosi attori e registi. Qua è l'inizio. Hollywood Walk of Fame. Cioè, dedicano agli artisti, quindi musicisti, attori, registi. Sono i loghi lì. Ognuno di questi simboli indica una categoria in cui il personaggio in questione ha contribuito. Quindi, per esempio, questa è la categoria del mondo del cinema, il mondo della televisione, mondo della radio, mondo musicale e mondo del teatro dal vivo. Qui c'è Bob Marley. Cioè, raga, Bob Marley. Pensa a te, Bob Marley. Guarda, qua ci sono i Jonas Brothers. I Jonas Brothers. I Duffer Brothers. C'è qualche italiano che ha preso la stella? Sofia Loren, è vero. È italiana. Andrea Bocelli, eccolo qua, un italiano, grande Andrea. Qualche sera fa abbiamo scoperto una cosa assurda di Los Angeles. Questa qua davanti, in teoria,
è una macchina senza conducente. What? What? Qui a Los Angeles dovrebbero esserci le macchine senza conducente che fanno anche da taxi. E da quando David mi ha fatto notare questa cosa, ho visto in giro tantissime auto di quel tipo. E allora abbiamo capito che c'è questa app che si può scaricare sul telefono, e però hai bisogno di un codice invito che siamo riusciti ad ottenere grazie al nostro amico Fabio e Leonardo, quindi li ringraziamo. E adesso teoricamente anche noi possiamo usare questa macchina senza conducente, quindi direi di provarla. Allora, questa cosa qua non funziona in tutta quanta la città, ma c'ha un'area ben selezionata. Io direi di sfruttarla per passare da downtown, quindi da destra che siamo, alla spiaggia tipo Venice Beach, che è completamente a sinistra. Vacca boia, 40 dollaroni però. Ma teoricamente entra nel parcheggio, cioè proprio... Sì? Sì, ci viene a prendere qua nel parcheggio. E se tipo arriva, sbatte brutalmente contro un'auto, cosa facciamo? Vabbè, non è colpa mia. Non la riconosciamo. Tassista ubriaco. Quindi entrerà nel parcheggio e ci prende qua. Secondo me sì. Oddio santo, ho paura. Non lo so. Perché? Come se dovessi incontrare il presidente degli Stati Uniti. Cioè, sono lì. Sono in ansia, non sono presentabile. Sta arrivando. Sta arrivando. Sta girando. È lei. Oddio. Accostato. Accostato. Ci sta aspettando. F.A. F.A. Frederick Alessandri. Davvero? Sono le mie iniziali. Piena di sensori ovunque. Guarda che roba. F.A. Cioè, tutti questi sensori che girano attorno per scannerizzare in 3D l'ambiente. Cosa fa? Cosa fa? No, dove va? Dove va? A sinistra andava! Vecchia! Ma perché se ne va? La tecnologia si sta ribellando! Opening track. Oddio, posso aprire il bagagliaio dall'app? Ma mettiamole dentro la roba, ci fidiamo o... Dai, io metto lo zaino. Saliamo, vediamo com'è. Wow. Oddio, che strano, non c'è nessuno dentro. Ma è anche una bella macchina, devo dire. Allora, io come prima cosa mi metterò la cintura. Premo start ride. Oh, è partita! Guarda che roba sta girando! Che cacchio! Oddio! Ragazzi, cosa sta succedendo? Non c'è l'autista, ci siamo nel futuro! Però è strano, perché mi sembra un po' che ci sia un autista. Però non però c'è. Però non c'è! La macchina davanti a noi ha messo la freccia a sinistra e l'applicazione sta capendo che quello lì è fermo e ha messo la freccia verso sinistra. La cosa che mi sorprende è la velocità con cui mi abituo a questa cosa qui. È normale, non so perché. Se non c'è nessuno o se c'è un tassista con cui non interagisci non cambia nulla. Anzi, così ti senti più libero di fare il che vuoi. Cioè, in un taxi non potresti mai fare per riuscire a fare questa roba. Sta macchina c'ha sensori ovunque. Chissà quanto costa. E poi dopo ci sono un sacco di dilemmi morali con queste macchine, perché metti caso che adesso investe qualcuno e chi va in prigione? Io, cioè. Più che altro, se adesso ci fosse una pattuglia di polizia e fermasse l'auto, può fermarla? Allora, io spero che ci sia un accordo fra la polizia di Los Angeles e l'azienda che ha fatto queste macchine. E io non vorrei dire, però secondo me questo content merita un'iscrizione. Ah, ragazzi, assolutamente, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un mi piace. Aiutateci ad arrivare a 2 milioni di iscritti. Un 50% di persone che guarda i nostri video e non è iscritto al canale. Io mi metto a piangere e mi lamento con l'autista. Ho capito, autista? No, parcheggia. Vecchio, sta parcheggiando. Ha parcheggiato! Guarda! Siamo arrivati! Possiamo scendere. Molto, molto figo, devo dire. Eccola che va via. E così se n'è andata. Da sola. Assurdo. Vuota. Bene, ragazzi, noi speriamo che il video vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!